Hai giocato già in questo stadio, conosci bene l'atmosfera? Quanto è importante per l'Arsenal cercare di rimanere disciplinati domani e non subire nessun cartellino rosso o la forza dei tifosi? Domani sarà una partita difficile per noi, ma dobbiamo rimanere concentrati per 95 minuti e fare il nostro lavoro, il nostro stile di gioco. Dobbiamo giocare una partita domani come se fosse sullo 0-0. La battaglia psicologica sul campo è importante allo stesso livello di quella tecnica, specialmente vista l'atmosfera che sarà particolarmente intensa. Certo, credo che l'atmosfera sarà molto buona, ho giocato tante altre volte qua, ma per noi non credo che cambi qualcosa. Abbiamo l'esperienza, abbiamo una buona squadra, abbiamo fiducia in noi stessi e siamo pronti ad affrontare questa partita. Quanto ti piace giocare partite come queste dove dovete difendere bene? A me piace giocare a calcio. Ovviamente sono belle partite, ogni giocatore vuole giocare questo tipo di partite e se devo e se giocherò darò il 100%. Sul Napoli, quanto sono stati pericolosi nella partita? È un'ottima squadra, hanno giocato molto bene, la prima partita è stata molto diversa. Per noi è stato importante cominciare molto bene e domani dobbiamo giocare nello stesso livello, se non addirittura meglio, della partita d'andata. Che cosa hai imparato dall'esperienza nel giocare qua che potresti passare ai tuoi compagni? Ci sono tanti giocatori che hanno avuto opportunità di giocare qua. Conoscono questo stadio, sanno che è difficile, è un'ottima squadra, l'atmosfera è ottima. Conosciamo bene queste situazioni, ma alla fine dobbiamo semplicemente giocare a calcio e essere concentrati per 95 minuti. Ancelotti ha detto che il Napoli deve mostrare coraggio. Credi che l'Arsenal riuscirà a pareggiare il Napoli in termini di coraggio domani? Non lo so. Io conosco la mia squadra, so che siamo una squadra che gioca ottimo calcio e ogni partita lottiamo per il massimo. E dall'inizio di questa stagione abbiamo migliorato parecchio. E adesso che siamo nelle ultime fasi dell'Europa League e dell'Europa Premier League, vorremmo cercare di vincere il più possibile. Per noi è un'altra finale e saremo pronti per affrontarla. Granit Xhaka ha detto dopo la partita di lunedì ha lottato come una squadra nuovamente. Pensi che quella partita è stata importante visto che non avete avuto una buona forma fuori casa ultimamente? Sicuramente è importante perché ci dà fiducia in noi stessi, è stata importante per i 3 punti per la Premier League, ma adesso giochiamo in Europa League, è una competizione diversa e vogliamo cercare di andare più lontano possibile in questa competizione. Siete pronti? Un tifoso del Napoli ci ha detto che domani ci sarà un terremoto allo stadio, domani sarete pronti? Siamo pronti. Ho detto altre volte che abbiamo giocatori che hanno già giocato in questo stadio e dobbiamo essere pronti. Grazie Papastatopoulos.